Olivicoltori delle province di Rimini, Forlì e Cesena, buongiorno e ben ritrovati a questo 35esimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna del 2 settembre 2022. Un saluto dall'AIPO OP e dall'Associazione Frantoiani e Olivicoltori dell'Emilia-Romagna. Vediamo ora la fase fenologica in questa settimana. Siamo in accrescimento del frutto, avanzamento dell'inolizione. Visibili cambiamenti di colore delle olive, che vanno dal verde cupo al verde giallastro, più evidenti nella polpa. Gradualmente si sta entrando nella fase dell'invaiatura. Situazione fitosanitaria, mosca delle olive. Anche in questa settimana il controllo sulle trappole da monitoraggio ha avuto come risultato una presenza di catture da adulti limitata. Anche il controllo sulle olive ha portato percentuali di infestazione molto contenute. Le temperature più fresche e l'aumento dell'umidità previste nei prossimi giorni fanno però supporre un aumento della popolazione del dittero. Si deve perciò rimanere in allerta e, nel caso di necessità, intervenire prontamente. Eventualmente di questo daremo un immediato riscontro con le prossime comunicazioni. Le aziende che utilizzano imbrattanti quali bentoniti, caolini, zeoliti, silicato di magnesio idratato, il talco, solfato di calcio, il gesso agricolo, controllino le coperture dopo le locali ultime piogge. Eventualmente va ripristinata la copertura ricordando di aggiungere degli adesivanti. Stessa verifica devono eseguirla anche le aziende, soprattutto per quella a conduzione biologica, che utilizzano lo spinosad esche, ricordando che questo prodotto ha un'efficacia di 10-12 giorni ed è soggetto a un dilavamento già con 10-15 mm di pioggia. Vediamo ora la situazione nelle varie province. Rimini, catture di adulti molto limitate, livello di infestazione limitato, nessun intervento da contrasto. Forlì, catture di adulti limitate, livello di infestazione limitato, nessun intervento a contrasto. Cesena, anche in questo caso le catture sono molto limitate, il livello di infestazione è limitato e non vanno eseguiti trattamenti anche in questa zona. Cimice asiatica, il monitoraggio di questa settimana da catture da adulti e di giovani. Favorita dalle alte temperature, la generazione estiva si sta ancora riproducendo. Al momento non creano però dei problemi. Occhio di pavone, piombatura o cercosporiosi, lebbra dell'olivo. Le lunghe bagnature fogliari e l'elevata umidità stanno facilitando lo sviluppo di questo parassita fungineo. Sono state accertate infezioni di occhio di pavone, come pure qualche limitata presenza di lebbra. È pertanto necessario ripristinare la copertura fitosanitaria con prodotti rameici, particolarmente dopo le ultime locali piogge e soprattutto in quelle aziende dove si sono avute infezioni importanti negli anni precedenti. Eventi grandinigeni. Dopo eventuali eventi grandinigeni si raccomanda di intervenire entro le 24-36 ore successive con prodotti rameici o Dodina per limitare o prevenire l'azione di patogeni fungine e le infezioni di rogna dell'olivo. Un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario olivicolo dell'Emilia-Romagna. Campagna finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.